Ha sempre funzionato, eh. Poi di colpo questa mattina tiro lo sciacquone, ma niente, non scende proprio l'acqua. Ma in realtà le rubature sono un po' vecchiotte. Però se riesco a stringere qua, tra poco come finito. La so morire. Vacanze? Sì, ragazzi. Ce vado, ma sto sempre per lavorare in città, nei miei soci. Dai, non ci lamentiamo che le città italiane le sognano in tutto il mondo, No, quella di socio mia. eh. Tutte le città italiane meritano, tutte. Noi pensiamo sempre a Roma, a Venezia, a Firenze, ma per storia, cultura, natura, ogni città italiana all'estero, fosse in un altro paese, sarebbe una tappa turistica obbligatoria. Obbligatorio mi sembra un po' generoso, Nord, centro, sud, le isole, ma anche le cittadine più piccole, e non ti dico le solite, che ne so, Siena, Pisa, ma tipo Lecce, che meraviglia è? Mantova, Ferrara, qualsiasi città, cittadina, ma pure paese o borgo in Italia, ha un'infinità di racconti da fare invidia agli stranieri. Ma perché sono tutte un pozzo di arte, storia, bellezza? Chiedi. Chi? I soci di me stanno a Chieti. Chieti? In Abruzzo? Non Pennsylvania. Chiedi d'Abruzzo. Chi gli racconti strani di Chieti? Beh, gli racconto che intanto Chieti è tra le città più antiche d'Italia, quindi d'Europa. Pensa che una leggenda vuole sia stata fondata nel 1181 a.C., più di 350 anni prima di Roma, e niente proprio di meno che da Achille. Achille che io. E chi? Achille Lauro? L'eroe greco dell'Iliade, che infatti è raffigurato nello stemma comunale di Chieti. Le leggende siamo buoni tutti, eh? Perché invece di Romolo e Remo ci sono le foto. E comunque, stando allora semplicemente ai reperti archeologici, la città era abitata già ai tempi dei Sanniti, nello specifico la tribù dei Marrucini, e stiamo intorno al V secolo a.C., tant'è che a pochi chilometri dalla città, sul Monte Pallano, ancora sono visibili delle mura, dette megalitiche, risalenti proprio a quel periodo. Poi dopo sono arrivati i Romani. E infatti Chieti all'epoca Teate divenne un municipio romano, tanto che ci sono diversi resti anche di quell'epoca, teatri, templi, terme, anche un anfiteatro, che vabbè, per noi italiani sono abitudini, però è un problema tutto nostro, perché all'estero, in assoluto, per uno straniero, restano comunque reperti archeologici di 2000 anni. È qua che devo stringere e poi dovremmo aver Così come fatto. tutte le testimonianze dei secoli medievali, perché Chieti ha conosciuto un certo successo a più riprese, e ancora oggi sono visibili alcuni resti dell'urbanistica medievale, in particolare del tardo medioevo. Antipasti, passa un po', insomma. Poi inevitabilmente nel Medioevo si è scatenata tutta l'architettura religiosa con monasteri, conventi e chiese. Per ditte, la cattedrale di San Giustino, classificata dallo Stato italiano come monumento nazionale, è una bella chicca, eh? Tra facciata, cappella e campanile, stile romanico, gotico e barocco, ti racconta 1000 anni di storia. Oh, si metà la pizza, ho finito. Grazie. E lasciami citare anche l'ex chiesa di Santa Maria del Tricalle, un interessante e rarissimo in Italia esempio di pianta centrale ottagonale, che tra l'altro ora diventerà un centro di produzione culturale, bel esempio di vitalità contemporanea di cui abbiamo bisogno in tutto il Sì, paese. questo è il sentimento, sta più a bella corsa Poi cosa. vabbè, col Rinascimento ovviamente arrivano le famiglie nobili, si costruiscono palazzi eleganti che arricchiscono l'urbanistica di tutta la città alta, perché lo saprei bene, ma Chieti è divisa dal centro storico, Chieti Alta che è in collina, e Chieti Scalo che è un quartiere moderno in basso. Carina pure sta cosa, no? Te la sali scendi col tram. E comunque, oltre a ben due musei archeologici nazionali, ci sono edifici, parchi, fontane, palazzi e caserme, anche del tardo 800 e del 900, che meritano una visita, Sì, eh. bellissimo. 35 gradi all'ombra l'estate, a crepata di caldo, un sogno proprio. Beh, abbi pazienza, ma proprio a livello di posizione geografica, Chieti all'estero se la sognano, dato che è situata tra due fiumi, il Pescara e l'Alento, e soprattutto ha il grande privilegio di trovarsi tra il mare e le montagne, visto che ha una quindicina scarsa di chilometri dalla costa adriatica, mentre nell'entroterra, a poche decine di chilometri, ci sono montagne. E mica montagna la qualsiasi, stiamo a parlare del Gran Sasso e della Maiella, ovvero i massicci montuosi più alti di tutti gli Appennini. Vabbè, io di volo ho finito qua. Hai capito? Sì, storia, arte, mare, montagna e campagna nel raggio di 50 km scarsi. Tutta sta roba all'estero, ma macchina una nazione intera. Ma sai che c'è? Sono sincero, alla fine mi ha convinto. Solo che io passo tutto il giorno tra tubature e E appunto, questo siamo noi italiani. Sempre che mani in mezzo alla merda, almeno potremo cervello che c'eravamo fuori, no? cessi. Mi piace, bravo, c'è ragione. Sono buoni tutti a fare fenomeni con Roma, Venezia e Firenze, ma con Chieti? Con Chieti? Senti, che te ne volessi andare però perché c'è un cannone stamattina. Sì, scusa, no. Grazie.